Spesso mi avete chiesto consigli su come potenziare la vostra attività di network. Io tanti anni fa ho fatto network, solamente che non ero ancora il Daniele Di Benedetti che conoscete oggi. Mi mancavano molte competenze e non sono stato in grado di realizzare una vera e propria attività di network e una rete che mi potesse dare veramente le cifre che io sognavo di guadagnare. Quindi ho vissuto molte difficoltà, ci sono stato sopra per circa un anno e mezzo e ho capito quali sono le criticità più importanti che le persone incontrano nel lanciare un'attività di network. In questo video voglio condividere con te la mia esperienza, cioè il perché io ho fallito e anche l'esperienza che ormai ho con tantissime persone che frequentano i miei percorsi avanzati e che stanno ottenendo risultati pazzeschi nelle loro attività di network. Allora, innanzitutto sfatiamo un mito. Il network è una bufala, è un sistema Ponzi, è tutte queste cose qui che magari avrai sentito in giro. Il network marketing è semplicemente un sistema di vendita alternativo, conosciuto in tutto il mondo e usato da aziende molto grandi, multinazionali, che fatturano miliardi all'anno. Quindi non devi spaventarti se ti hanno proposto un'attività di network, ma anzi devi percepirla come una grande opportunità solamente se deciderai veramente di farti il mazzo. Perché se te l'hanno venduta come qualcosa di facile, allora è sbagliato. Se invece ti hanno detto che se ti impegni ottieni risultati, te lo garantisco, è vero. Sono tante le dinamiche che devono essere implementate in un'attività di network per ottenere risultati e spaccare davvero. In questo video voglio condividerne con te 5. La prima, la più importante e che là fuori non ti dice nessuno, è che l'opportunità è sempre degli altri. Io quando ho iniziato l'attività di network mi dissero che dovevo fare la lista nomi e andare a rompere le scatole a tutte le persone che conoscevo. Solamente che la modalità con cui andavo a presentarmi era totalmente sbagliata. Innanzitutto, sbagliato era fare la lista nomi, ma ancora di più andare da queste persone proponendo un'opportunità, ma facendo percepire in modo evidente che l'unica opportunità era la mia. Ovvero che stavo cercando delle persone che potessero aiutarmi a realizzare il mio sogno. Se fai percepire alle persone che hai bisogno di loro, loro non percepiranno questa come un'opportunità. Ma ti percepiranno come una persona che ha bisogno di loro per ottenere qualcosa che riguarda se stesso. E tu puoi dire quanto vuoi: no, ma diventerai ricco, no, ma svolteremo, no, ma finalmente avrai la tua libertà, potrai licenziarti. Ma dipende da quale spazio lo dici. Ricordati, l'opportunità è sempre degli altri. Certo che se non hai le competenze, allora sarai timido, allora non avrai questa centratura. Se invece possiedi delle competenze extra e le sai trasferire, le sai davvero insegnare alle persone che entreranno nella tua rete, allora l'opportunità non è la tua. Se loro entrano, hanno l'occasione di avere te come coach e quindi di cambiare la loro vita per sempre. Ricorda di fargli percepire questo e di passare poi al secondo punto. La gestione emotiva. Ricordo che io quando parlavo con le persone andavo totalmente in panico, bastavano un paio di obiezioni per mandare in palla tutto il mio discorso. La gestione emotiva nel network marketing, ma in tantissime altre aree della vita, è fondamentale. Imparare a gestire le proprie emozioni per essere più centrati, per apparire più sicuri e per soprattutto saper comunicare in modo più efficace. Perché il terzo punto, che è il saper comunicare, non può esistere se non c'è il secondo, saper gestire le proprie emozioni. Sì, perché tu puoi aver preparato lo speech più bello del mondo, ma se poi quando ti troverai davanti a quella persona andrai in palla e perderai il tuo stato d'animo migliore, quel discorso non servirà a nulla. Lo stato fa tutta la differenza del mondo. Poi è ovvio che il terzo punto è fondamentale, cioè devi imparare a comunicare, devi imparare ad entrare in empatia con gli altri, devi capire a quale pubblico vuoi rivolgerti, quali sono le loro paure, quali sono i loro dubbi, quali sono le loro incertezze. È fondamentale. Ricordati che più conoscerai il pubblico a cui ti rivolgi e più sarai capace, in grado di aiutarlo. Perché il tuo obiettivo non è quello di vendere più prodotti, il tuo reale obiettivo è quello di creare nuovi leader. E come fai a creare nuovi leader se tu non sei un leader? Quarta cosa fondamentale, costruisci il tuo spessore. Vivi nella tua vita esperienze impattanti, perché tu sei le storie che racconti. E se vuoi davvero entusiasmare la persona che è davanti a te, dovrai raccontargli delle storie. Ma come fai a raccontare delle storie entusiasmanti se vivi nella tua zona comfort, se non ti sfidi mai, se non vai mai fuori dai tuoi limiti? Le persone ti vedranno sicuro quando percepiranno che sei una persona che si sfida. E allora sì che potrei dire: vieni nella mia rete che ti aiuto a svoltare. Perché hai lo spessore per poterlo dire. Ricordati che non conta tanto quello che dici, ma conta quello che sei mentre lo dici. E poi vai nello specifico in quello che è l'argomento del tuo network. Senza parlare del prodotto, ma parlando dell'argomento in generale. In questo modo inizierai ad attrarre un pubblico interessato non al prodotto, ma all'argomento. Molti di loro poi successivamente compreranno il prodotto o il servizio e alcuni di loro a imbuto diventeranno parte della tua rete. Ti metto un PS, un altro punto così, bonus. Ricordati che anche se l'azienda di network con cui collabori ha già un protocollo di vendita, tu, se vuoi veramente spaccare e guadagnare cifre importanti, dovrai creare il tuo protocollo di vendita.
Questo ti permetterà di guidare in modo ancora più preciso le persone e di dargli un supporto millimetrico per aiutarli a risolvere ogni dubbio, a superare ogni paura e raggiungere l'obiettivo nel minor tempo possibile.